Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi mostrerò come si montano gli scaffali del Brico. Ragazzi, sono scaffali molto molto robusti, qua ne vedi uno. Le dimensioni sono 50x120x196. Sono modulari ovviamente, puoi andare a posizionare i ripiani nella posizione che più ti interessa. Una cosa interessantissima è che sono veloci da montare. Perché? Perché non hanno bisogno né di bulloni né di chiavi, di nulla. Hanno infatti, prego il cameraman di avvicinarsi, un sistema ad incastro. Sistema ad incastro, ragazzi, velocissimo. Vediamo se riusciamo con la luce. Eccolo qua. Questi sono i fori e dentro ci sono delle linguette dove ogni supporto andrà a fare presa. Perciò una cosa molto molto veloce. I ripieni, ragazzi, sono questi, truciolato. E allora, è buono come qualità, ragazzi, mi piace. Presi a buon prezzo, sono un affare. Ora comunque andiamo a vedere la confezione, come vedi questo. Qui dentro ci sono in tutto 5 ripiani. Vi consiglio di appoggiarlo a terra, così tutti i vari pezzi di metallo e di legno non vi cadono addosso. Allora lo spacchettiamo. 1, 2 e 3. Questa è tutta la parte in cartone. Mi raccomando, la raccolta differenziata. Andiamo ad aprire questo e ora vi mostro come è confezionato. E allora qua ci sono le prime due mensole in truciolato. Per il momento le spostiamo e abbiamo manuale di installazione, che comunque vi ho detto è molto semplice. Questi, ragazzi, sono i piedi, questi si staccano e vanno messi come copertura delle finali. Spostiamo anche queste. Questi, ragazzi, sono, eccoli qui, i portanti, cioè questi sono questi. Poi abbiamo questi, che sono i fianchetti, i laterali, cioè questi da questo lato, da questo lato, e poi abbiamo quelli lunghi, che sono questi, e abbiamo per ultimo questi. Questi qui sono i centrali, come ora vi faccio vedere. I centrali hanno una linguettina più lunga, questa va piegata e poi inserita dentro alla struttura bassa. Ora ti mostro come si agganciano. Si vanno ad infilare le due linguettine, eccolo qui, un colpetto di martello per definire l'aggancio e la prima parte della struttura, diciamo quella lunga, è fatta. Allora ragazzi, stiamo continuando l'assemblaggio. Come vedi, la parte bassa, ok, anche in questo è montato solo laterali e parte posteriore. Questo perché? Perché non voglio mettere nessuna mensola nella parte bassa, così quando si vuole pulire si passa con la scopa e si viene sempre bello pulito. E perciò mi avanzerà per ogni scaffale un pannello di legno. Facendo così, ragazzi, la struttura ringrazia, perché ovviamente fa anche da struttura, è fermo da tutti i lati ed è perfetto. Proseguiamo, andiamo a mettere il pannello, eccolo qui. Ragazzi, eppure vi posso dire che davvero sono un affare, prese a buon prezzo, sono un affare. Ora, come vedi, è stato montato però senza il pezzo centrale. Infatti, se tu fai peso, il legno barca, fa diciamo la lavancia verso il basso. Per ovviare a questo, gli ingegneri hanno architettato
la parte centrale per andare a tagliare, diciamo, il peso e permettere appunto di caricare più peso possibile. Questo la scheda tecnica può tenere circa 350 kg ogni ripiano. Però ragazzi, secondo me è un pochino esagerato. Però va bene, io non andrò a utilizzare questi pesi enormi, però va bene. Raccomandazione che comunque dal libretto di istruzioni lo trovate anche riportato. Man mano salite con i piani dovete andare a mettere il legno, perché se per esempio andate a costruire tutta la struttura fino all'alto, poi non potete più andare a mettere i legni. Perché? Perché fisicamente non c'è spazio per la manovra e l'appoggio del legno sul... Eccolo qui, guarda, qua c'è un bordino. Vediamo se mettiamo a fuoco. Perfetto, qua c'è tutto un bordino che ti tiene su il legno, sempre in dotazione. Sono questi, sono delle linguette in metallo, simili comunque alla struttura, che vanno inserite qui. Ti mostro come vanno, mettiamo a fuoco, perfetto. Vanno sempre ad incastro e servono per prolungare la struttura. Sì, allora, montate sono 1, 2, 3 e 4. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allacciarle qui per non farle eventualmente muovere e anche i piedi. Perciò bullone è dato. Andiamo a sfruttare i fori passanti, ce li colleghiamo piano piano, perfetto. Ok, vado a prendere il mio avvitatore preferito. Ragazzi, finalmente finito di montare tutti gli scaffali. Ora ti faccio vedere come, anche se, scusatemi come sempre per l'illuminazione che ancora è momentanea. Eccoli qua. Qui ne ho uno a parete che è stato il primo che abbiamo montato e poi tutti gli altri ragazzi a scendere, a scendere, a scendere, a scendere, a scendere. Sono 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5 da questo lato e qui ce n'è altri due, uno accanto all'altro. Alla fine, ragazzi, posso dirvi che sono rimasto soddisfatto
della qualità del materiale, perché sì, è vero che sono sottili come struttura, ecco qua, vedi? Questo è sottile come lamierino, però ragazzi fanno il suo lavoro, eh? Non dispiacciono, ecco. Sopra abbiamo fatto tutte le tassellature a muro per il blocco totale, e se ti interessano questi o altri tipi di scaffali, sotto in descrizione trovi tanti modelli con offerte e promozioni. E niente ragazzi, se il video ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Ciao e al prossimo video.